Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro e vi insegno un effetto veramente straordinario. Con questo effetto non solo riuscirete a stupire Babbani, ma sarete in grado di stupire anche i prestigiatori più esperti, un qualcosa di straordinario, un qualcosa che ha innumerevoli sfaccettature, perché poi vi spiegherò nel tutorial cosa vuol dire innumerevoli sfaccettature in questo caso. E cosa importantissima, cosa che ancora lo rende ancora più affascinante, scusatemi il gioco di parola, è che è semplicissimo da eseguire. Nessuna tecnica, già al termine di questo video voi sarete in grado di farlo nel migliore dei modi e sarete in grado di stupire chiunque. Il nome dell'effetto e chi l'ha realizzato ve lo spiego dopo nel tutorial. Questa è la mia versione. La versione più semplice, se così vogliamo farlo, senza andare a utilizzare tutte le innumerevoli sfaccettature che però lo possono rendere ancora più straordinario. Ma io ve lo mostro in maniera molto molto semplice e lineare, in modo tale che sarete in grado di realizzarlo già da subito. Detto questo, io come sempre vi invito a lasciare un bel like sotto questo video e ad iscrivervi al canale. Se volete lasciate anche qualche commento, magari dopo al termine del video. Io ora vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Bene ragazzi, eccoci arrivati alla performance. Non ho lo spettatore neanche questa sera, come potete sapere, per ovvi motivi non ce l'ho in questi ultimi video, perché l'Alessia naturalmente è con il bimbo a letto, io mi ritaglio momenti di tarda serata o di notte inoltrata per realizzare gli effetti e per portarli sul canale. Quindi ancora una volta voi sarete i miei spettatori insieme a me. Io farò sia da prestigiatore che da spettatore, ma non preoccupatevi, perché come state vedendo funziona tutto ugualmente alla grande. Allora, la prima cosa che andremo a fare è chiedere al nostro spettatore di alzare una porzione di mazzo. Non ci interessa che sia particolarmente esosa, ci basta un piccolo mazzettino. Dopodiché, dopo che lo spettatore ha alzato una porzione di mazzo, noi ci voltiamo, ok, e chiediamo allo spettatore di contare segretamente di quante carte è composto questo mazzo. Naturalmente noi non dobbiamo vedere, ok, perché sarà poi una rivelazione finale, quindi lo spettatore prenderà il mazzetto e le conterà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e si dovrà ricordare il numero, quindi ricordatevelo anche voi, numero 12, e il mazzetto lo andiamo a mettere un secondo da parte perché non ci serve più qua sotto. Dopodiché vi ricordo, noi non siamo a conoscenza del numero del nostro spettatore, del numero di mazzetto composto, e quello che andremo a fare è una cosa molto particolare, perché noi andremo a realizzare un punto interrogativo sul nostro tavolo, in questo modo qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oddio sto facendo un casino in questo punto interrogativo, non sta venendo mica tanto bene, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e il puntino, no, ok, che poi il punto interrogativo, cioè il puntino in fondo, in questo modo qui, ok? Quindi ecco qua il nostro punto interrogativo. Perché vi dico che andiamo a fare un punto interrogativo? Perché la cosa è molto interessante. Noi ora chiederemo al nostro spettatore di memorizzare la carta che corrisponde al numero di cui è composto il suo mazzetto, quindi si dovrà ricordare la dodicesima carta a partire dal fondo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Il re di cuori, se un mazzetto fosse stato composto da 13 carte sarebbe stato l'asso di quadri, se fosse stato di 11 carte sarebbe stato il jack di cuori, ok? Mazzetto composto di 12 carte, il mazzetto è questo qui, quello sotto il cubo di Rubik. Questo vado un attimo a levare, il mazzetto con la quale ho fatto così, numero composto da 12 carte, il nostro spettatore si dovrà ricordare appunto il re di cuori, ok? E questo è molto interessante, perché noi ancora non siamo a conoscenza di niente, noi prestigiatori, noi ancora non sappiamo nulla. Però come potete vedere, noi avevamo una scatolina, no? Qui all'interno, e la scatolina conserva un qualcosa,
ok? C'è un fogliettino di carta, lo tiro fuori, ok? Non c'è nient'altro. E su questo fogliettino di carta c'è scritto esattamente dove si sarebbe fermato il nostro spettatore, Re di Cuori. Non solo, perché il nostro spettatore ha tagliato in un punto qualsiasi, giusto? Ha tagliato e contato le carte. E la cosa ancora interessante è che ha tagliato sui Re di Cuori, quindi ancora un'altra coincidenza, no? Poteva tagliare una carta in meno e sarebbe stata Re di Picche, una carta in più sarebbe stata Re di Quadri, cioè una cosa straordinaria. E però, come avete visto, no? Il Re di Cuori è stata la prima sensazione che ha avuto, no? Lui, cioè la rivelazione è stata qui sul numero, il numero 12 l'ha portato al Re di Cuori. E questa cosa è ancora più interessante, perché in un mazzo interamente composto da carte blu, questo Re di Cuori è l'unico con il dorso rosso. Un qualcosa di veramente, veramente impossibile. Anzi, un qualcosa di straordinario. E come è possibile tutto questo? Bene, ora ve lo spiego. E siete arrivati fino a questo punto, come sempre vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram scrivendo Marco Magic Paolucci, tutto attaccato. Vi invito a seguirmi in modo tale che sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio, anche perché lì dico tutte le volte che esce un video nuovo su YouTube. Quindi se magari non aprite YouTube o se magari vi scappa, magari non si sa, su Instagram io lo taggo sempre settimanalmente o quotidianalmente. Settimanalmente, non quotidianalmente. Ora vi insegno questo effetto. Cercherò di essere il più preciso possibile per questo tutorial, perché veramente è un qualcosa di straordinario e un qualcosa di cui ne ho veramente a cuore. Allora, intanto il nome di questo effetto, che è Overkill, realizzato da Paul Harris. Overkill, perché questo nome? Perché questo Re di Cuori, come vedete, tornerà costantemente e frequentemente fino all'infinito. Cioè, io ho visto questo effetto svolgerlo da alcuni prestigiatori americani, naturalmente, dove facevano apparire Re di Cuori sui calzini, sulla maglietta, sui bracci, la scritta Re, su quell'altro di cuori. Cioè, una cosa impressionante. Questo effetto è veramente straordinario. Il Re di Cuori potrete farlo apparire tutte le volte che volete. Cavolata, vi mettete un paio di mutande con le carte da gioco, no? Scusate, mi sta cascando la videocamera, la resistiamo un attimo perché sennò casca tutto. Ok, ok, ci sono i belli, no? Di registrare a luna di notte. Comunque, vi potete mettere una mutanda, ho scritto Re di Cuori, no? E magari se volgete questo effetto, alla fine anche la mutanda con la scritta Re di Cuori, qualcosa di straordinario. Ma com'è possibile realizzare tutto questo? È tutto basato su una forzatura e su una preparazione del mazzo. C'è da dire anche questo, perché naturalmente sono due cose abbinate. La prima cosa da fare naturalmente è decidere quale carta forzare. Io ho utilizzato il Re di Cuori perché nella versione classica di questo effetto di Paul Harris veniva utilizzato il Re di Cuori, quindi ho cercato di non stravolgere troppo questo effetto. Quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto andiamo a prendere un Re di Cuori con un dorso differente e il Re di Cuori del solito mazzo che abbiamo. Quindi lo vado a cercare un attimo, scusate perché non so dove mi è rimasto il Re di Cuori. Ok, non lo si trova più, è scomparso. Eccolo qua. Il setup del mazzo è il seguente: quindi il primo Re di Cuori in cima al mazzo, dopodiché contiamo 20 carte e la 21esima carta deve essere il Re di Cuori con il dorso diverso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21esima carta l'altro Re di Cuori, quello con il dorso differente. Ora capite bene che lo spettatore non potrà tagliare più di 20 carte, perché sennò l'effetto non viene. Quindi invitate lo spettatore a tagliare un piccolo mazzetto dalla cima del mazzo. Non ci interessa che sia un mazzetto elevato, perché sennò andremo a complicare troppo l'effetto. Quindi potete essere il più diretti possibile lo spettatore, vi assicuro che non ci sarà nessun problema. Quindi partite con il mazzetto e dice: ah, sto per presentarti un effetto di magia che mi piace veramente molto e credo che ti affascinerà allo stesso tempo. La prima cosa che ti chiede è di tagliare una piccola porzione di mazzo, ok? Tranquilli, cioè lo spettatore taglierà, non è che farà 40.000 domande: perché una piccola porzione, perché non metà mazzo, perché non più di metà mazzo. Sono tutte fisme che ci mettiamo noi, perché è il più diretto possibile, è la cosa che meglio avviene sempre. Quindi semplicemente portiamo il mazzo, poggiamo il mazzo sul tavolo, ragioniamo con il nostro spettatore: guarda, ti invito a tagliare una piccola porzione di mazzo, che poi comunque tanto piccola, comunque 21 carte, siamo quasi a metà mazzo, no? Quindi non è che poi sia eccessivamente piccola. Detto questo, inviteremo lo spettatore a tagliare una porzione di mazzo, ok?
Il restante marzo lo mettiamo un attimo da parte e noi a questo punto ci giriamo, andiamo a prenderci un caffè, sto per scherzo naturalmente. Fatto sta che non guardiamo lo spettatore, non guardiamo il mazzetto di carte, no? E chiediamo allo stesso tempo di contare di quante carte è composto facendo, compilando una pila, quindi mettendo carta dopo carta. Questo è un gioco forza che ci permetterà di portare il re dei cuori in fondo al mazzo e quindi di forzarlo, tra virgolette. Quindi partendo, per cui il nostro spettatore inizierà a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e si dovrà ricordare il numero, quindi si dovrà ricordare di quante carte è composto il mazzetto che ha tagliato, quindi in questo caso 14. A questo punto ci rigiriamo, il mazzetto dello spettatore lo mettiamo un attimo in secondo piano, ok? E noi dovremo andare a compilare un punto interrogativo fatto da 20 carte. Cosa succede? Che matematicamente, partendo dal fondo del punto interrogativo e andando a salire di quanti numeri è composto il suo mazzetto, in automatico ci fermeremo sul re di cuori. E ora ve lo dimostro subito. Naturalmente qui abbiamo una grossa difficoltà, scusatemi, porto la videocamera un po' più indietro per avere quanto più spazio possibile, ok. La difficoltà, che poi è quello che più ci può dar noia in questo effetto, è non far vedere la carta di dorso rossa. Quindi come fare? Beh, se lo spettatore è davanti a noi, capite bene che non c'è nessun problema. Come ho fatto nella performance, semplicemente partiamo da così, il mazzo rivolto verso di noi, no, e quindi nessuno vedrà niente. Se lo spettatore è alla nostra destra, o alla nostra sinistra, o dietro a noi, quindi non possiamo essere puliti a 360 gradi, cosa facciamo? Bene, è molto semplice, ribaltiamo il mazzo e lo iniziamo a depositare così. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? E così siamo puliti, vedete, abbiamo già scaricato il re di cuori e nessuno avrà visto il dorso del re. Quindi, ripartendo, ora ve lo faccio molto libero in modo tale che lo si possa vedere, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e il puntino 20, ok? Abbiamo realizzato il nostro punto interrogativo. Perché il punto interrogativo? Perché è un mistero il numero che corrisponde il mazzetto del nostro spettatore. E cosa migliore di un punto interrogativo, di un punto di domanda per risolvere un enigma, un mistero? Quindi vedete che ci andiamo a allacciare in tutto ciò che facciamo. Bene, a questo punto chiediamo al nostro spettatore, partendo dal fondo, di andare a vedere quale carta rappresenta il numero di carte del suo mazzetto. Quindi dovrà contare tante carte di quanto è composto il suo mazzetto all'indietro, no? Ripartendo dal punto e andando a salire per vedere quale carta combacerà con il numero. Quindi 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vedete, andiamo sul re di cuori. E questo è matematica, quindi questo avverrà sempre e per forza. Arrivati a questo punto, lo spettatore avrà in mente la sua carta. Noi ancora non sappiamo niente del numero o di qualsiasi altra cosa. Sappiamo naturalmente del re di cuori, che è la nostra carta di forzatura. Quindi a questo punto partono le rivelazioni e qui si apre un mondo, perché possiamo rivelare le carte in qualsiasi modo. Quello che ho fatto io è molto semplice. All'interno della scatolina ho una rivelazione. La mia rivelazione dice che al numero, che la carta che corrisponde al numero di carte del tuo mazzetto è esattamente il re di cuori. E qui, chapeau, no? Nessun problema. Quindi il re di cuori combacia con il numero di carte che è composto nel tuo mazzetto. Ma guardate ancora che particolarità, perché tu hai contato esattamente il numero di carte del mazzetto e ti sei fermato su un altro re di cuori. Cosa straordinaria. La cosa ancora più impensabile, no, è che questo re di cuori, che corrisponde al numero a cui tu hai tagliato, e poteva essere una carta in più, una carta in meno, e sarebbe stato diverso, 5 di fiori, 5 di cuori, 8 di cuori, 7 di cuori, e anche qui cavolata, perché per matematica sarà sempre re di cuori, comunque noi gliela camuffiamo nella maniera più impossibile possibile, vedete che è
di dorso rosso. Unica carta di dorso rosso all'interno di un intero mazzo di carte blu. Un qualcosa di veramente impossibile e straordinario. Un qualcosa che solo il nostro spettatore poteva riuscire a far avvenire. Come avete visto, ragazzi, è un qualcosa di veramente, veramente straordinario. Questo effetto è un qualcosa che veramente mi piace tanto, 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 e sono veramente contento tre volte che fa questo effetto, perché alla fine riesco a realizzare un qualcosa di incredibile per gli occhi dello spettatore. Poi, oltretutto, ve l'ho detto, ho visto delle performance di alcuni maghi americani che l'avevano la camicia sotto la camicia, la maglia con la scritta Re di Cuore con la carta stampata sopra, e alla fine dell'effetto si levavano la camicia e rimanevano con la carta stampata lì sopra. Straordinario, qui veramente si apre un mondo dove le rivelazioni sono infinite, e qui veramente date sfogo alla vostra immaginazione, perché avete un'arma straordinaria nelle vostre mani. Detto questo, ragazzuoli, io sono giunto al termine anche di questo effetto. Ho fatto un tutorial di oltre 7 minuti senza mai fermarmi e senza mai tagliare, quindi sono soddisfattissimo di me. Io vi invito a lasciare come sempre un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccio virtuale, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao, ragazzuoli!